Test rapidi che rilevano il contagio da coronavirus in 20 minuti potrebbero arrivare presto nelle scuole. Il Ministero della Salute sta elaborando un piano che consentirebbe di effettuare milioni di esami direttamente all'interno degli istituti, una svolta nella gestione dei casi sospetti. Al momento si resta appesi al tampone che, quando va bene, permette di conoscere la positività o la negatività delle persone nel giro di 24 ore, senza mettere al riparo da casi come quello emblematico del liceo artistico di Montemurlo, dove una sedicenne che aveva frequentato le lezioni al mattino dopo essersi sottoposta al tampone ha saputo al pomeriggio di essere positiva. Sulla necessità di monitorare la diffusione della Covid a scuola i fatti parlano chiaro. Ad Arezzo una maestra positiva ha fatto finire 20 bambini e alcuni insegnanti in quarantena. La donna, una 48enne di origine napoletana residente a Castiglion Fiorentino, insegna nella scuola elementare Sant'Etani. Sono invece complessivamente 8 le positività riscontrate nelle scuole del territorio di Pisa, Lucca e Massacarrara e attualmente gestite dall'ASL Toscana Nord-Ovest. Tra gli 8 casi figurano 3 studenti della provincia di Pisa, 3 a Lucca e un insegnante e un autista di scuolabus a Massacarrara.